quanto avrebbero resistito? Uno sciopero è come un assedio, si tratta di durare inerti e vigili fino ai giorni che preludono la sortita o la capitolazione. Trascorsero altre 2 settimane, si era vicini a luglio e la situazione non era mutata, se non in peggio. Quello che per i muratori continuava ad essere uno sciopero, il più lungo che essi avessero mai affrontato, i padroni lo consideravano adesso una serrata. La sera che Lippi aveva aggredito Crispi, incidenti simili erano accaduti anche altrove. Madì, al solito, si era dimostrato il più arrogante degli impresari e quel sasso che Aminta aveva minacciato di tirare su Badolati, altri l'avevano raccolto. Ed era volato a sfiorare il berretto dell'ex caporale. Gli appaltatori erano ricorsi alle autorità che avevano fatto presidiare i cantieri. Ovunque, accanto al guardiano, c'erano ora un sottufficiale e 3 soldati. Se i muratori si aggiravano intorno alle impalcature, nemmeno più portatevi dalla speranza di incontrarsi coi padroni, ma come da un impulso amoroso e perché era il luogo della città a loro inconsciamente più familiare, i soldatini intimoriti dalla consegna ricevuta imbracciavano il moschetto e gridavano: «Indietro! Iatevenne, fatelo per Dio!» Erano ragazzi di 20 anni e malgrado si sentissero spalleggiati dal graduato e dal guardiano armati di pistola, tanto era la loro decisione che gli tremava la voce. Davvero, a trattenersi qualche minuto di più, uno di quei fucili avrebbe potuto sparare da solo. Così ciò che era successo a Bari si ripeteva a Firenze. Non si vedeva una via d'uscita. Badolati, stando alle voci, combattuto tra il suo desiderio di iniziare delle trattative e la solidarietà che gli era richiesta, di non fare il crumiro dei padroni, si era ritirato nella sua tenuta in Casentino, dove dimagriva a vista d'occhio al pensiero dei lavori lasciati in tronco e non essendo abituato a restarsene inoperoso, durante la trebbiatura aveva preso il forcone e dato una mano a innalzar pagliai. Costì, dove ugualmente era il padrone, si era ritrovato accanto un paio dei suoi muratori che per rimediare la giornata andavano ad opera di aia in aia. Avrebbe potuto farli allontanare, invece aveva finto di ignorarli. Ma i più anziani o coloro che non trovavano da arrangiarsi altrimenti, un giorno sì e due no, venivano a Firenze a piedi. E partendo all'alba per non lasciarsi cogliere dal soleone, gareggiavano con gli scioperanti di città nel reggere i muri della camera del lavoro. E siccome non c'era mai nulla di nuovo, passavano la giornata sulle panchine di Piazza Santa Croce, cambiando di panchina via via che il sole girava o non veniva sera. Allora tornavano in corso dei tintori e del buono li rimandava con delle belle parole, speranze poche e distribuendo semmai qualche diecino che aveva messo insieme, come un frate cercatore, durante le riunioni di stipettai e di parrucchieri. Lo stesso, a fine settimana, si era riusciti a far le finte di spartir dei salari. Quegli operai delle officine avevano portato altre 103 lire, 60 le sigaraie e più consistente era stato al 25° giorno l'aiuto dei lavoratori di doccia. Era venuto il sindaco di Sesto in persona. Fortunato Bietoletti, del resto, anche lui ceramista della Richard Ginori, a consegnare 296 lire. Il muratore, infine, che si stampava a Torino, aveva annunciato una sottoscrizione per loro di Firenze e per quelli di Livorno e di Bari. Ora si sarebbe visto se Borghesio e Tian e Cortiello e Salvatori si ricordavano coi fatti di Firenze e di Gemignani, essi che avevano riscosso netti 5 salari durante l'ultimo mese. Il denaro dei ceramisti e delle sigaraie era stato distribuito il quarto sabato sera. Ciascuno aveva denunciato il proprio stato di famiglia e senza badare alle qualifiche di mestiere si era divisa la somma secondo le bocche. E come in casa di Olindo o di Duili erano in 6 e Aminta aveva la moglie e 2 ragazzi,
Amenta aveva avuto quattro parti e Duilio e Olindo sei. E Lippi due, perché aveva a carico la sua vecchia, e una Renzoni nipote che contava per sé solo. Questo, che era sembrato il miglior modo di operare secondo giustizia, ora aveva sollevato i primi malumori. Un neonato, si cominciò a dire, con che criterio lo si può considerare? Alla pari di un ragazzo di 7-8 anni che vuoterebbe la dispensa se la dispensa fosse da vuotare? E poi, chi aveva la moglie che faceva i bucati o la treccia o teneva baliatico addirittura, non si trovava sicuramente nelle stesse condizioni di coloro la cui donna, impegnata tutta la giornata dalla casa e dai figlioli, non era in grado di portare alcun aiuto. Quando poi il piccolo Renzoni rinnovò la sua richiesta per le spuntature da regalare al nonno, un ex primo muratore, dopo tutto, c'era stato 40 anni sui ponti e doveva appoggiarsi al bastone, venne messo a tacere da una manata tra collo e cervelletto che mezzo lo stordì e dalla quale non seppe mai chi ringraziare. Com'era stata anonima a cotesta pacca, anonime borbottate si levavano le proteste. La giustizia morì vergine e non c'è socialismo capace di farla rivivere, era la mormorazione, più bonaria, che non ancora investiva i capi, ma in certo senso vi alludeva. Ed ora, giunti al martedì della sesta settimana, tutti sapevano che il prossimo sabato non si sarebbe stato nemmeno una o due lire a testa da dividersi. Neanche la manifestazione che si avevano inscenato, non sui cantieri né davanti alla prefettura, ma sotto le finestre dell'associazione, era valsa qualcosa. Si erano mantenuti calmi, bastando la loro presenza e i loro visi a rendere eloquente il significato di cotesta assembramento, ma ugualmente avevano trovato un sergente e tre fanti che gli avevano spianato contro i fucili. E dinanzi alla loro immobilità e al loro silenzio erano indietreggiati e avevano chiuso il portone. Poco dopo, chissà come avvisata, era apparsa una compagnia intera in assetto di guerra e li aveva dispersi. Quel che c'era da spremere era stato spremuto. Gli operai di fabbrica, le sigaraie e i ceramisti non erano più in grado di aiutarli. La solidarietà di classe è l'undicesimo comandamento, ma poi all'entusiasmo subentra la sua fazione. E come quando si ha un parente moribondo e la sua malattia non trova un esito, ma si protrae in una lunga agonia, la sua presenza, a cui ci si è sempre più difficile prestare soccorso, finisce per esserci anche moralmente di peso. La sua sopravvivenza è ora unicamente affidata al suo resto d'energia, al suo sangue. Di città o di campagna che fossero, avevano convenuto di aspettare fino al prossimo giovedì. Dopodiché si dichiaravano decisi a tutto. Ma già come la loro disperazione, la loro ira si coloravano di rassegnazione, così il loro cibo si era ridotto alla panzanella che di solito serve da merenda ai ragazzi e aiuta la mescita e stimola l'appetito. Pane ammollato nell'acqua e sbriciolato, aceto e sale, un pizzico di basilico. Era un miracolo poterne riempire la zuppiera una volta al giorno, per cena. Decisi a tutto se entro giovedì non arrivassero i denari della sottoscrizione aperta dal muratore. Mancavano 2 giorni, ci sarebbe stato in mezzo l'indomani la festa di San Giovanni, a cui in altre circostanze avrebbero reso onore, chiudendo un occhio se il figlio più piccolo o la bambina entravano nella processione col vestito azzurro e la luce dietro la schiena. A sera si usciva con la famiglia sui lungarni o in collina a vedere i fuochi artificiali, o si risaliva il fiume sui barconi dei renaioli. Costava 2 centesimi a persona e a poppa strimpellava un mandolino. Quelli di campagna restavano in città. C'era la musica in piazza, c'erano i fuochi ed estraevano la tombola sotto Palazzo Vecchio, tutto illuminato. Questa volta la ricorrenza di San Giovanni cadeva male, li contrariava. Oltretutto non ci sarebbe stato motivo di ritrovarsi, essendo un giorno di festa, nei paraggi della Camera del Lavoro, in attesa che Bastiano recasse una buona notizia, magari gli spiccioli di una colletta fatta durante una riunione di stipettari. Essi guardavano alle due finestre dell'ufficio di Del Buono,
Come nelle giornate di pioggia si guarda al cielo per veder sbucare una striscia d'azzurro che permette di risalire sui ponti. Ma erano 6 settimane che grandinava piuttosto che schiarire. Finita la mietitura e i lavori occasionali che potevano avere trovato ora per tutti la disperazione a cacciarli dalle case e dai paesi. Dall'alba al tramonto nessuno più mancava a reggere i muri di Corso dei Tintori, in ciascuno di essi, anche nei più persuasi e che per primi avevano alzato il braccio il giorno in cui si era deciso lo sciopero, forse per questo, c'era la sensazione di essersi come imprigionati con le proprie mani. Indugiavano fino a sera sulle panchine di Santa Croce, in piazza Cavalleggeri e dirimpetto la caserma. Tra via dei malcontenti, che ora si poteva ben dire la loro strada, e via dei macci, via delle conce o dei conciatori. Cercavano di distrarsi guardando il fiume, c'era sempre chi faceva il bagno e chi pescava, o interessando ai casi loro quei tintori e quei marmisti che venivano sulle porte dei laboratori. Si spingevano a conversare con i conciatori. Nelle due viuzze strette dove l'odore delle pelli stagnava nell'aria e bisognava farci l'abitudine. Tutti gli davano ragione e una cicca di toscano, una mescita, un pezzo di pane. Non erano delle elemosine, erano delle offerte da pari a pari. Adesso anche costoro avevano incominciato a giudicarli. Non vi verrà a costare un po' caro? Se continuate a perdere lavoro nella buona stagione, quest'inverno davvero vi troverete con le pezze al sedere. Parlavano bene, c'erano dei socialisti tra di loro. Vi siete ricoperti d'onore. Se ora sventolate il fazzoletto, nessuno vi potrà rimproverare di avere mancato di carattere. Di carattere? D'onore? Di debiti si ricoprivano e nemmeno le donne non trovavano più un fornaio o un pizzicagnolo che gli aprisse un conto nuovo. Scappare di casa al mattino significava sottrarsi a una vergogna e al pericolo per chi ci restava di alzare le mani sulla moglie e i figlioli, col cuore stretto e la testa in fiamme. Era il solo modo che gli restava di imporre un'autorità, una ragione. Quando nel cortile della caserma suonava la tromba del rancio, i più sfacciati, che poi erano sempre quelli che avevano più fame, tornavano sul lungarno dove a filo del marciapiede c'erano le finestre che davano sulle stalle. In ginocchio sotto il sole allungavano il braccio tra le sbarre delle inferriate. Quei soldatini si arrampicavano sulle mangiatoie e ritti sulle groppe dei cavalli, gli mettevano in mano delle pagnotte, delle gavette piene di rancio. Ne contentavano 10, 15, gli altri restavano a guardare. Erano ragazzi semplici, parlavano veneto, piemontese, siciliano. Ce n'era un paio che avevano il padre e il fratello muratori, altri che erano loro stessi dei manovali. Gli sembravano diversi dai fanti che montavano di sentinella nei cantieri. Italiani siamo. Lavoreremo tutti con le mani, lavoreremo. Magna, ma. Tra qualche mese sarò anch'io di leva, diceva il piccolo Renzoni. Egli era il solo a cui lo sciopero aveva recato un'autentica distrazione. A furia di restare giornate sui lungarni e pei viali, era entrato in confidenza con una bambinaia. Lei, che era della sua medesima età, educazione e statura, lasciava che il padroncino corresse avanti e tirasse sassi nel fiume. Era una ragazza delle Marche, una contadina. Parlavano delle loro famiglie e della terra e di cosa ci si coltiva. Non cambia molto fra la campagna fiorentina e quella di Macerata. Presto ebbero sempre meno cose da dirsi e non si erano né fidanzati né dati un bacio. Si guardavano e dondolavano la testa. Ella gli portava la merenda e mezzo pacchetto di spuntature per il nonno. Salutata l'amica, egli scendeva sull'Arno e vi si tuffava. Se ci fossero state novità da parte di Del Buono, qualcuno gli avrebbe dato una voce, affacciandosi dalla spalletta. Gli altri, tutti, era come se quel sole li finisse di prosciugare e sudassero veleno. Anche al decano si era spenta l'ironia. Ho finito di mettere gli ultimi capelli bianchi, aveva detto, e si era tolto il berretto e aveva abbassato la testa. Guardate, se non è vero.
Passavano ore senza scambiarsi una parola, disegnavano sezioni di pareti sullo sterrato coi fruscelli, tornavano ragazzi loro malgrado, scrivevano viva io e viva il socialismo o abbasso l'associazione e ci strisciavano sopra col piede oppure giocavano a filotto cavalcioni sulle panchine. D'improvviso scoppiava una discussione. Era quasi sempre Aminta che andando di gruppo in gruppo la provocava. Magro da far paura, gli occhi spiritati, la barba lunga a due dita, gli aveva parreggiato la mosca sotto il labbro. Aveva avuto una lite col suocero e coi cognati, messi su dal prete, non c'era da dubitarne. Gli avevano rimproverato al solito la sua pochezza e fannullaggine, come se lo sciopero fosse una sua invenzione. Erano venuti alle mani, ne aveva buscate e l'avevano fatto arrestare. Un giorno e mezzo in guardina, questa volta senza ragione. C'era stato il confronto nell'ufficio del brigadiere. Tu che ne dici? Aminta aveva chiesto alla moglie. Semira gli era andata vicino. Io ho sposato te, non i miei. I parenti avevano recitato la scena del ripudio, ma né lui né lei si erano lasciati persuadere. Proprio ora che più tragica la situazione non si poteva dare. Aminta si era preso il maggiore dei ragazzi per la mano e Semira dietro, col più piccino in braccio, avevano lasciato Ponte a Ema. Lippi, come ospitava lui, aveva ospitato la sua famiglia nella stanzuccia a terreno, con una sola branda che bastava appena per i ragazzi. Si poteva durare. La moglie del decano badava i bambini e Semira andava a far erba e a spigolare. Era ancora giovane. Le gravidanze non l'avevano abbattuta e non che fosse debole per natura, ma aveva bisogno di essere guardata. Lasciata a sé si poteva perdere con un sorriso, siccome alla fatica sì, c'era abituata, ma non alle privazioni. Ora andava aggiornata da uno di quei grossi ortolani di collina che in paese tutti rispettavano per la sua posizione, ma che si conosceva come un donaiolo. Mi raccomando, Semira, non si lasci conquidere, gli aveva detto Lippi, così tanto per dire, ma certamente sapendo ciò che diceva. Ella portava a casa 20 e 30 soldi per sera. Quando Aminta rientrava c'era la panzanella. C'erano un piatto di pomodori e un bicchiere di vino. Tanto veleno che gli scorreva che e gli serrava al cuore. Stava per delle ore accoccolato da una parte sulla scalinata di Via dei Malcontenti, sulla base di un lampione, ed un tratto esplodeva. Non per incitare alla resa, al contrario, gli sembrava che tornare ai cantieri e rendere evidente coi fatti l'inutilità dello sciopero non fosse neanche da pensare, come non si pensa di sedersi sul ciglio di una strada anche se siamo stanchi morti allorché si intravedono le prime case. Così non può durare. Badolati, Madita, aiuti, preferiscono pagare le penali piuttosto che scendere a patti. Si sono nascosti, ci vogliono pigliare per disperazione. Li dobbiamo andare noi a scovare e che siano guidati male, e che siamo guidati male. Del buono è un santo, starebbe bene sugli altari. Cipressino non vede che la politica. Giannotto è un pover'uomo, si lascia influenzare. I padroni bisogna pigliarli noi di petto, bisogna togliergli il pelo, bisogna mettergli paura. Ce lo tolgono, ma a noi il pelo, mormorava Olindo tra sé e sé. Siamo noi che dobbiamo aver paura, qui come in miniera, è la stessa storia, sempre allo stesso modo va a finire. Quando saremo costretti in ginocchio, come di già siamo, i caporioni se ne lavano le mani, borbottava, e al massimo poteva sentirlo chi gli sedeva vicino. Non Aminta di certo, che Aminta ormai lo lasciavano parlare se qualcuno si fosse azzardato a contrariarlo, ma anche a dargli ragione, c'era da compromettersi. Ti si scagliava addosso, alzava le mani, gridava Crumiro, ed era lui che prendeva le difese di Metello e di Del Buono. Vai via di testa, Aminta, gli diceva il decano, non ti esaltare. Lippi era la sola persona che Aminta ascoltasse per la riconoscenza che gli doveva e per i suoi capelli bianchi. Tornava ad appartarsi, accoccolato sui talloni, e ripeteva: In galera ci sono già stato per aver segnato un prete, ci posso tornare per aver levato dal mondo un padrone.
da qualche giorno sembrava rinsavito. L'avevano visto sorridere addirittura. Aspettiamo giovedì. Giovedì si decide. Intanto arriveranno questi quattrini nel muratore. E mi toccassero, mettiamo 5 lire. Subito una cena da cristiani e la sera dico a Semira: fatti belle, pulisci i bambini, vi porto a vedere il circo equestre, l'arena nazionale. Speriamo mi tocchi qualcosa di più di 5 lire. Che cifra ci toccherà? Si chiedevano, seduti attorno a Del Buono, i delegati di cantiere. Avevano davanti il numero del giornale che dava conto delle prime offerte. Non superavano le 1.000 lire e andavano divise coi colleghi di Livorno e di Bari. Spartite per quanti siamo, non serviranno a tappare un buco, disse il tedesco. Era intervenuto spontaneamente, siccome tutti ne avevano diritto e perché in assenza di Metello lo si era atteso di minuto in minuto inutilmente. Sarebbe altrimenti mancato il rappresentante del cantiere di Badolati. Anche lui era dimagrito, il tedesco, come il suo padrone e come tutti, ma in lui si notava. Gli era calato l'addome e sembrava ora più alto, incuteva maggior rispetto, diciamo. Per 15 giorni non si era fatto vivo, ma aveva trovato da rintonacare il forno sotto casa e dava il bianco alle pareti. Ci si era indugiato e di certo il pane non gli era mai venuto a mancare, ma il companatico sì, come a tutti, e in specie la sua razione di vino dopo cena. Io fui, precisò, ricordatelo del buono, dissi, finché si può. Ora siamo andati al di là del sopportabile e del consentito. Era salito tenendo per mano la figlia di 10 anni, una bambina lunga e secca dalle ciglia e dai capelli albini. Una tedeschina faceva tenerezza e compassione. L'ho portata siccome mia moglie sta a letto la più parte della giornata. È di 6 mesi e le si gonfiano le gambe, disse. Non fosse altro per questo, ho bisogno di tornare presto sul lavoro, senza tradire nessuno, senza mancare i patti, sia ben chiaro. La bambina si era seduta in un angolo, le mani sui ginocchi, composta e seria, incontrò lo sguardo del padre e si sorrisero. È tutta sua madre, gli disse. Gli passò negli occhi qualcosa che poteva essere amarezza o malinconia. E Del Buono, per cambiare argomento, tornò su quello che più e solo gli interessava. Aspettiamo a fasciarci la testa, disse. Non ce la siamo ancora rotta del tutto. Nella sottoscrizione al muratore, fino a questo momento mancano i versamenti delle città su cui si può contare di più. Milano, Torino, le Romagne. E se Madia e Taiuti sono partiti per Roma, un'intenzione la debbono avere. Pescetti ci terrà informati. Ha di già parlato con Giolitti. Hanno fatto un pezzo di strada insieme. C'era anche Quaglino. L'hanno messo a giorno della situazione. Giolitti è quello che è, ma su queste cose ci ferma l'attenzione. E non va dimenticato che siamo sotto le elezioni. Taiuti e Madì hanno in appalto delle opere pubbliche che dipendono dallo Stato e non dal Comune. Basterebbe che il Ministero li minacciasse sul serio di prendere la consegna alle scadenze, di pretendere la consegna alle scadenze fissate perché la situazione ribaltasse tutta a nostro favore. Si tolse gli occhiali e chiese: chissà perché Metello non è ancora arrivato. Sono diverse sere che viene solo sul tardi o non viene proprio. Il tedesco disse: avrà trovato qualche lavoro da fare. Non mi risulta, disse Giannotto. Lo saprei.